Allora andiamo ai fornelli, una pentola, sul fondo della pentola ci metto proprio un fondo d'olio. Eccolo qua. E aspetto che vada un po' a temperatura. Appena l'olio si è riscaldato un poco, metto l'aglio, lo lascio in camicia, un magnifico aglio rosso. Dopodiché la cipolla, ho l'aglio e la cipolla, li terrò dentro per tutto il tempo della cottura della salsa. Dopodiché li tolgo. E poi il peperoncino. Anche il peperoncino lo lascio dentro fino a cottura della salsa. Solo alla fine toglierò questi tre ingredienti, in modo tale che veramente sarà una bellissima salsa fluida che si può mettere tranquillamente in una bottiglia e la conservate in frigo. Ecco, ho riscaldato ben bene e ora la nostra passata di pomodori. Una bella mescolata e tutti incominciano ad andare. Ho stemperato in pochissima acqua un cucchiaio e mezzo di doppio concentrato di pomodoro e lo aggiungo con tutta la calma necessaria dentro al sugo. Raccolgo quest'altro po' che è rimasto, zataita niente, ecco qua. Col sale aspettate a salare. E ora lasciamo andare un po' questa salsina. Deve peppiare. Aspettiamo che peppea. Sta iniziando a pappuriare. Peppea. Allora, lo zucchero. Tutto. Quanto zucchero? Sono 3 cucchiai di zucchero. E ora aggiungo un cucchiaio scarso di tabasco, ecco qua, ho apparato quasi a un cucchiaio. Ha già un profumo molto ma molto intenso, Aggiungo ora un cucchiaio bello pieno di senape, era il fondo di un barattolo di senape che era rimasto. Mescoliamo. E ora la salsa Worcester. Un cucchiaio e un altro cucchiaio. O se volete fare le dosi per 250 grammi di passata in tutto, basta chiaramente dimezzare tutte le dosi che fino ad ora ho dato. È il momento dell'aceto. Sono 3 cucchiai di aceto. Se l'aceto è poco, ne aggiungerò un altro po', Una presina di sale l'ho aggiunta. È poca, ma sentirò dopo, ripeto. Va assaggiata, questa salsa. E ora lasciamola andare. Io direi perlomeno mezz'ora, tre quarti d'ora di cottura, in modo che la cipolla si disfi quasi all'interno di questa salsa. Fiamma minimo e copriamo. Dopo tre quarti d'ora la nostra salsa barbecue è pronta. Guardate che bella cremosità, Saporitissima. Aggiustata di sale, un po' di aceto ho dovuto aggiungere, perfetta così. E questa invece è la cipolla, l'aglio e il peperoncino che abbiamo tolto dalla salsa. Ed ecco la nostra salsa barbecue pronta. Guardate che cremosa, meravigliosa, così.